Ma tu non cammini, voli? Sì. Sei entrata, volava. Cosa? Sembrerebbe da ballerina. Quasi quasi, eppure brava, quasi quasi. Ci fracavicchia. Guarda, talmente brava che sei stata una bimba prodigio a 4 anni, già adocchiavi quello che sarebbe diventato. Io adoro come posate i piedi, vabbè. Una cosa... Sì, perché siamo sempre con le scarpe scomode. Quindi dobbiamo trovare la posizione giusta. Ma meraviglia. E a 4 anni dove stavi che vedevi la spaglianza sopra la casa tua? Avevo la fortuna di conoscere la mia prima insegnante, che è Marisa Benassai, che sempre ricordo con grande affetto perché sono ancora, diciamo, molto legata. E mamma aveva questo negozio di abbigliamento proprio sotto la scuola di danza. Quindi è stata una casualità. E tutto il mio percorso poi è partito da lì. Tant'è che a 11 anni arrivi intervistata da arrivi sulla Rai intervistata da Pippo Baudo. 11 sì. Anni, signori, vai. Eleonora Abbagnato, 12 anni. Tu hai cominciato a ballare quando? A 4 anni. Come ti è venuta questa passione per la danza? Perché ho avuto l'opportunità di assistere a delle lezioni di danza e mi piaceva tanto e poi ho iniziato. Ecco, a un certo momento della tua carriera ti ha incontrato un grande coreografo francese, Roland Petit. Sì. Con il quale tu hai ballato. Sì. Che cosa hai fatto? La bella addormentata. La bella e cosa ti ha detto Roland Petit alla fine? Che sono molto brava e ancora devo fare molta strada. Meraviglioso, Raffaele, questi ricordi sono forse i più belli della mia infanzia, perché già ovviamente Pippo Baudo ti direbbe l'ho inventata io, però non è proprio così, ma... A Pippo può dire qualunque con cosa. Con grande affetto, esatto, da siciliano anche lui mi ha sempre proprio lanciato questo messaggio d'affetto e questi momenti li ricordo proprio... L'inizio del mio percorso, perché poi sono andata via. Tu a 10 anni sei andata via a Parigi, no? Sei andata... A 11 anni sono andata in Francia, prima a Monte Carlo e poi a Cannes da Rosselli Tower e poi ho iniziato all'Opera di Parigi. Non avevi nostalgia di casa? Ma diciamo di no. Forse è stata difficile col passare degli anni, quando mi sono resa conto che avevo perso qualche momento importante con i miei fratelli, i miei cugini, la mia famiglia, perché noi siamo una famiglia molto numerosa. E adesso... la vera infanzia quando l'hai vissuta? Mai, perché i ballerini non hanno proprio un'infanzia. Diciamo che giocavo più con le scarpette o giocavo a storcere i piedi a chiunque, alle mie amiche, alle mie cugine, che a giocare con le bambole. Oppure trasformavo le Barbie in ballerine. Però questo era il mio gioco e devo dire che è stata anche una fortuna, perché oggi vedendo anche la nuova generazione, quando hanno una passione vera e propria, poi arrivi sempre a un risultato. Con sacrificio, perché nulla si ottiene per caso. Sempre, in tutto. Hai detto in un'intervista al Corriere della Sera che la tua maestra di Parigi ti bucava i glutei con l'ago. Perché, leggo il virgolettato, inarcavo troppo la schiena, ce l'ho molto elastica. I grandi maestri entravano in classe col bastone, non per darcelo in testa, ma perché era il segnale dell'autorità, come così. Beh, era un'altra epoca per insegnare. Noi forse siamo una generazione che abbiamo accettato anche questi dolori e è stato difficile perché io avevo appunto, diciamo che non ero piatta. Quindi avevo il sedere in fuori e per le ballerine è un po' un difetto, e, soprattutto nel classico. E quindi cercavo di entrare sempre i glutei e questa maestra
ma non solo a me, a tante bambine. E mia figlia ha esattamente la stessa formazione fisica e me lo dice anche lei, mi dice: come farò con questo culetto in fuori? E io ho detto: guarda che è anche una fortuna, perché poi non c'è solo la danza nella vita. Esatto. Hai fatto bene. Grande esatto. saggezza. Esatto. Ma tu ne soffrivi di questo rigore o era no. comunque... parte del gioco, ma... parte della tua vita? Quando le cose sono parte della propria vita, anche se oggi sarebbero impensabili, perché oggi, oggi credo sono che... impensabili, e tra l'altro è quello che ed è il giusto che sia che così anch'io... il tuo, devo, io insomma voglio sapere cosa ne pensi, no? E, è giusto che oggi sia impensabile, certo, una cosa del genere? È esagerato, sì. Abbiamo, okay. abbiamo non esagerato, serve, quindi. Non serve, e poi i giovani oggi hanno bisogno di essere anche sostenuti psicologicamente, sono più fragili di noi, quindi secondo me è anche ingiusto avere dei modi esagerati, sottoporli a tutto questo. Ovviamente poi non vado all'estremo, perché si sentono tante storie che poi lanciano le cose in faccia ai maestri, non hanno rispetto il genitore. Lì è, secondo me, l'educazione che diamo è quella nostra. Quando diventiamo genitori pensiamo anche a quello, che devono rispettare gli insegnanti. Certo, ma questo, una cosa non esclude l'altra. D'accordissimo, qui sei a Sanremo con Bonolis e accennate un balletto 2009. Signorina, io veramente non è che sono all'altezza dei suoi progetti, che peraltro mi sembrano anche abbastanza efferati, se lei vuole far ballare me. Dai, dobbiamo iniziare dal tendu, dal plié, dal jeté, glissade, fate pure, chiudi gli occhi, sì, metti le braccia un po', esatto. Kerr, Titanic, perfetto, prego maestro. Maestro, la prego Dio, una cosa facile. Cioè, Cenerentola, cioè, che poi quella che adesso, esatto, che adesso la ci musica racconterai. Casualità. Dimmi Samuel. No, scusami, cioè, tu mi vuoi dire che hai concesso un ballo pure a Bonolis? Cioè, io sì, ti conosco da una vita e ad oggi ancora non hai mai ballato abbiamo con me. Abbiamo ballato insieme. È venuta ballando con le stelle, ha ballato con tutti fuorché con me. Io ho sempre detto: dobbiamo fare un qualcosa assieme. Sì, poi sparisce. No, abbiamo ballato insieme e quando? Nessuno lo sa, nessuno se lo ricorda, tranne i miei ospiti alla mia festa di compleanno. Che tra l'altro, ma fatemi cioè, come minimo adesso mi devi fare un balletto. Che devo fare? Una baciata. No, lei è so. Bravissima in tutto, adesso mi fa fare. Oh, avete Dio una baciata? Santo, questa è la sorpresa. No, questa è lui. Giriamoci che siamo di là, ti acchiappa, ti porta su, ti porta giù. Vabbè, ma tante, che bello. Tante persone assieme. Che sanno che siamo amici saranno gelosissimi di questo ballo. Perché? Perché è un figo comunque, sono fiera di averlo come amico. Scusami, anche mio marito lo dice. Che cosa? Che è un figo. Sì, vabbè. Poi adesso è papà. È stata Viola. No, adesso perché... Viola, no, la conosco dalla vita, abbiamo ballato veramente a una sua festa di compleanno. E poi dovevamo fare dei progetti assieme, ma ahimè tra Covid e altre cose è vero, sono c'è sempre tempo per un'infanzia felice. No, sì, ti faccio vedere a Ballando con le Stelle, giusto appunto, ecco. Hai ballato con Alessandro Canerotto, un cioè, rock. Tu ti rendi conto? E non hai ballato con me, ero vergognati, orribile. Mamma mia, brutta. Yeah.
Meraviglia, vabbè, troveremo un'altra occasione. Ho fatto anche questa. Brava. In 2 ore l'ha montata quella coreografia. Sì, sei una persona curiosa? Molto. Hai voglia di sperimentarti su cose nuove? Sempre, tra... Come tutte le persone intelligenti. Gli incontri più belli, no? Degli artisti, amici e persone che ti porti per sempre nel cuore. Ti sei sposata nel 2011 sì. con il calciatore Federico Balzaretti, che ora non è più calciatore, ma cosa fa adesso? Io direttore sportivo, tra l'altro nominato ieri all'Udinese, è una squadra molto importante che gli do anche il mio in bocca al lupo, perché è una persona veramente speciale e soprattutto come me abbiamo grande passione nel nostro lavoro. Cosa ti ha conquistato di questo bel ragazzo? Oltre che un bel ragazzo, immagino. Ma di essere... di essere un padre speciale, perché aveva già queste due bambine piccole. Ah, quindi tu hai osservato come faceva il padre e da quello hai capito? Che era un padre perfetto, sì. Che non avrei sicuramente avuto questi due meravigliosi bambini che abbiamo avuto insieme, che sono Giulia e Gabriel. E credo che una donna forte, ma deve avere anche un uomo... che sappia comunque aiutarla, perché ovviamente siamo due persone che lavoriamo tanto e dobbiamo equilibrare anche questo, che è faticoso. Io dico sempre che i padri che fanno i padri non fanno i mammo, come si dice adesso, come qualcuno, cretino dice, fanno i padri. Mi sembra aver capito che nulla è più lontano dal mito di Cenerentola di Eleonora Bagnato, però di Cenerentola parliamo anche con Rebecca Bianchi. Benvenuta, accomodati, sarai protagonista di questa Cenerentola di Prokofiev, però perdonami, proprio perché io c'ho una domanda che detesto, come si fa a conciliare, perché la fanno solo le donne, per questo la detesto, no? Come si fa a conciliare il lavoro e la famiglia, no? Però guarda caso la fanno solo gli uomini, però a te la devo fare per forza, perché tu di figli ne hai 4. Sì, non sembra, però ne ha 4. Sei tornata in forma bene. Subito. È la mia direttrice che mi... È colpa mia se la rimetto in forma. Perché tu sei direttrice della scuola... Della scuola e del teatro, quindi Rebecca Etoile al Teatro dell'Opera. Esatto. E ovviamente quando sono arrivata nel 2015 è stata un po' la mia sfida anche, perché ho subito puntato sul suo talento, la sua professionalità. Come l'hai capito il suo talento? Ma io dico come che quando hai una luce diversa in palcoscenico ci nasci e nessuno ti può dare questa cosa in più. E Rebecca fa parte degli elementi che comunque hanno qualcosa in più, soprattutto artisticamente e umanamente. Infatti anche lei è una grande mamma, oltre a essere una grande toile. Che cosa ti ha insegnato Eleonora? Umanamente, tecnicamente non siamo in grado di gestirlo, però... Ma mi ha insegnato tanto, perché sia a livello professionale mi ha insegnato come si affronta anche un ruolo difficile, come essere una prima ballerina, quindi con quale forza, ma allo stesso tempo con quale morbidezza e dolcezza, cioè perché ci deve essere sempre... il rispetto, ma anche questa fiducia in se stessi che Eleonora mi ha insegnato. Tu di dove sei? Di dove sei? Di che città? Io sono di Casalmaggiore, sono nata... E quanti anni hai con 4 figli? È una cosa incredibile. Ho 33 anni. E come hai fatto? Per anche fisicamente, no? Ma il mio lavoro mi ha aiutato tanto, perché poi... Appena nascevano i miei bambini, anche Eleonora sempre mi diceva torna, che ti aspettiamo, quindi anche la voglia di ricominciare a ballare, e ritornare sul palco. Posso dire che poi questa è veramente la rivoluzione femminista, cioè una donna che c'è passata sa come aiutare una donna che ci sta passando ora, e questa sinergia, questa alleanza c'è spesso soltanto con le donne. Poi ovviamente quando penso alla programmazione del teatro penso soprattutto anche ai miei artisti, perché è giusto, no? Quindi quando pensavo a una Giulietta pensavo a Rebecca,
e ovviamente tantissime produzioni sono state pensate anche per lei, come adesso Cenerentola, che è un ruolo che comunque ho danzato per tanti anni. Sono stata educata con Prokofiev, il repertorio di Nureyev, Prokofiev all'Opera di Parigi, e quindi ci tenevo moltissimo che lei danzasse anche questa meraviglia che presenteremo adesso dal 1° luglio a Caracalla, che non vediamo l'ora di vedere. Ma adesso mando la pubblicità e poi dopo mi racconti perché, quando il tuo attuale marito ti ha fatto la cosiddetta proposta di matrimonio, hai temuto che la casa andasse a fuoco, perché diciamo sono cose che capitano. Pubblicità addirittura. Siamo qui con due étoile, Eleonora Bagnato, anche direttrice della scuola di ballo del Teatro dell'Opera, nonché anche del corpo di ballo del Teatro dell'Opera, con la sua étoile. Mi piace da morire a me questa cosa, donna donna, mi sembra proprio un passaggio di testimone che mi piace tanto. E Rebecca Bianchi, che sarà Cenerentola nella Cenerentola di Prokofiev dal 1° luglio a Caracalla a Roma, e ci vediamo un pezzetto del promo, così cominciate già da ora a sognare. Esatto. Vai. Aiuto. Yes. Anche perché, diciamo, il ruolo di Cenerentola, cioè di età étoile, dopo pochi mesi la nascita della tua terza figlia, cioè tu l'hai scelta... Della seconda. Sì. Sì, avevo appena avuto Margherita ed ero tornata a teatro, e in quei mesi Eleonora è diventata direttrice. E mi ricordo che ancora prendevo l'ora di allattamento, perché certo, allattavo la bambina, e il primo giorno che Eleonora è venuta a vederla a lezione mi ha detto: so che hai appena avuto una bambina, però vorrei farti studiare il ruolo di Giselle, e se sei pronta e te la senti avrei questo desiderio. Allora io ne ho parlato anche con mio marito, ho detto: ma è vero che la bimba, no, è appena nata, però io ci voglio provare a fare questa esperienza. E poi in effetti ho visto che si poteva fare. Certo. Le cose si potevano fare. Non date mai che scontato che una donna che ha avuto un figlio non possa lavorare, cosa che spesso si fa anche perché fa molto comodo. E soprattutto sposatevi uomini complici e non competitivi. Quello giusto? È sicuro. L'incendio a casa. Allora Federico ogni tanto si inventa qualcosa per sorprendermi. Però quel giorno che mi chiese appunto di sposarlo, io ero al lavoro all'Opera di Parigi e mi veniva a trovare quasi tutti i weekend, o andavo io o veniva lui, e mise intorno al letto delle candele, e io molto molto felicemente sono arrivata a casa e ho detto: ecco che prende fuoco casa, invece di chiedermi di sposarmi. Però è stato un momento speciale, perché ero nella mia casa di Montmartre, che ancora vado quando posso, quando scappo e ho bisogno di energie. E quindi era un momento molto romantico che ricordo con grande amore. Lui. Chi è più romantico, tu o lui? Forse lui. Io sono intuisce. Un po' più diretta, organizzo, mi invento delle cose più complicate, come faccio con loro. Ma forse perché il rigore che hai imparato da bambina alla fine ti è rimasta dentro. Sì, sì, però sono molto generosa anche su regali o sorprese, queste mi piacciono molto. Eleonora, è stato un piacere immenso. Rebecca, grazie. La stessa cosa lo dico a te. Grazie. Che dirvi, ragazze, buon vento. Verremo tutti ad applaudirvi, e veramente ogni bene, perché vi meritate grazie. Qualunque conquista grazie della vita. Mille.